piccolo spazietto, stacchetto complottista, però ragazzi, quando ce vo, ce vo. Ed eccoci qua ragazzi in questo nuovissimo video dove andiamo a parlare un pochino di complottismo, perché è il momento ragazzi di farlo, perché i piani diventano sempre più stretti, il sistema ci tiene sempre più stretti e andiamo a vedere qualcosina di particolare. Adesso a parte gli scherzi, a parte i complottismi vari, però stiamo analizzando su questo canale a più riprese, in più puntate, quelli che sono i movimenti che stanno attuando dai piani alti, movimenti che a mio avviso sono sempre più di controllo. Controllo che però non è iniziato ieri, no? Cioè non è una cosa nuova. Un controllo che è partito da qua, è partito dall'immissione sul mercato di valute che non hanno alcun valore. Pezzi di carta, perché sono pezzi di carta, che ci vengono dati e che obiettivamente sono programmati per svalutarsi. Perché questo? Perché il loro interesse è quello di metterci, sostanzialmente schiavizzarci, diciamo la schiavitù 2.0, no? Dove io non ti do vitto alloggio, ti do un pezzo di carta per prendere vitto alloggio, ma tu lavori 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana, e poi vai in vacanza una settimana l'anno ad agosto, quando costa tutto di più. Questo è un pochino, pisci, vai in bagno quando te lo dico io, timbri quando ti dico io, esci quando ti dico io, funziona così. E ripeto, non c'è nulla di male con il lavoro dipendente, il problema è che non è commisurato ad un reale valore. Perché se io lavoro da dipendente, tu mi dai pezzi d'oro, mi dai un bene reale, mi dai un qualcosa di tangibile, qualcosa che effettivamente ha un valore, allora io sono d'accordo con te. Lavoriamo insieme, mi dai dell'oro, mi dai bitcoin, mi dai quello che ti pare, sono felice, sono contento, perché mi stai pagando con qualcosa che ha un corrispettivo, cioè con qualcosa di tangibile, di reale. Ma puoi darmi anche una zucchina, va bene, ok? Quando però tu mi dai un pezzo di carta, e ripeto, non c'è nulla di male con i soldi servono in questa società, bisogna averli, bisogna farli, però bisogna prenderli più che farli, ma bisogna anche capire che cosa sono, perché sono delle call option sostanzialmente. Cioè, partendo dal presupposto che i soldi vanno a svalutarsi costantemente e drasticamente nel tempo, perché è così, perché i tuoi nonni, tu pensa, un operaio di 50 anni fa, i nostri nonni, che cosa hanno costruito? Mio nonno personalmente aveva due case, una casa al mare, un pezzo di terra, due macchine, e questo era un operaio normalissimo, non era il boss degli operai. Oggi un operaio, se riesce a campare in affitto, ragazzi, è già tanto. E sono passati 30 anni, 40 anni, 50 anni a esagerare, non è tanto 50 anni. Cioè in 50 anni quella che è stata la svalutazione del denaro è enorme, ma ci vogliamo rendere conto di questo? E questo è il primo sistema di schiavitù, e dobbiamo essere consapevoli di essere immersi all'interno di questo tipo di schiavitù. Però non voglio parlare di questo, all'interno di questo video voglio parlare di un'altra cosa, però è giusto avere giusto un recap di quella che è la situazione. Schiavitù dettata dal denaro, dal fatto che tu puoi accumulare quanti soldi vuoi, tu li accumuli. Ma tanto loro te li svalutano, va usato il denaro, va usato per creare valore, va usato per creare ricchezza. Il fatto è che ti tengono schiavo 8 ore al giorno, 5 giorni su 7, e vai a pisciare quando lo dicono loro, e timbri quando lo dicono loro, ed esci quando lo dicono loro, e decidono quanto darti, e vai in vacanza una settimana all'anno, due settimane all'anno se ti va bene, ad agosto quando tutto è più caro. Questo è il sistema in cui viviamo, ce ne dobbiamo rendere conto, è un sistema schiavistico del nuovo millennio, sostanzialmente, non cambia nulla dagli egiziani che ti frustavano per fare le piramidi, ok? Cioè quella roba lì che ci hanno raccontato, non cambia assolutamente nulla, solo che ora anziché frustarti ti lanciano pezzettini di carta, noi come polli andiamo lì a beccare, a cercare di prenderli e li conserviamo. Il problema è lì, non sto dicendo che bisogna buttarli, sto dicendo che però bisogna utilizzarli per creare ricchezza, oppure diversificare, compraci oro, compraci bitcoin, compraci quello che ti pare. Qua parliamo mille volte, ti ho mostrato mille piattaforme per comprare oro, ti ho mostrato veramente di tutto, anzi qua sotto ti metto in descrizione a questo video il link per acquistare oro fisico e il tutorial su come farlo, così ce l'hai lì, non puoi dire non ce l'avevo. Cosa succede? Succede che questo gioco, questa tiritera va avanti, tirano, 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 ma poi si spezza la corda, non è che puoi svalutare troppo la moneta,
i prezzi salgono e poi siamo tutti fottuti. Bisogna prendere coscienza di questa roba qui e andare a difendersi. In particolare però abbiamo un controllo monetario. Fino adesso abbiamo avuto un controllo monetario. Controlla i soldi, controlli la gente, perché controlli come li spendi, dove vanno, e di conseguenza riesci ad avere un controllo appunto sulle persone. Ma qui ci si vuole spingere oltre. Qui si vuole passare da CBDC, cioè valute, soldi, programmabile, per tirar fuori sti soldi. Ragazzi, il vecchio deve essere bruciato, deve fallire. Ecco perché stiamo parlando di un default molto vicino degli USA, ecco perché stiamo parlando di tante tante cose, del dollaro e di tutto quello che succede. Perché non puoi installare una nuova moneta se non distruggi la vecchia. Sì, per magari 10 anni saranno parallele. Cioè, i tempi non è detto che siano poi una roba lampo. Magari saranno parallele, ma pian piano questa dovrà diventare la nuova valuta, dovrà andare a sostituire l'altra. Sostituendo l'altra, cosa succede? Questa valuta digitale. E molti mi dicono, vabbè, però in Italia prima che arriva ci sono i vecchi, cioè gli anziani, perdono il termine, che non sanno, non conoscono come funziona digitale. Ma cosa gliene frega? A questa gente non gli frega niente. Non gli frega niente. Per esempio, giusto per dirle una, in Italia la mortalità è sempre più alta, le nuove nascite sono sempre più basse, quindi prima o poi tutti questi anziani, tra virgolette, loro pianificano di toglierseli, così li pagano anche meno IMSS, e via via vanno a instaurare quello che è la tecnologia. E comunque vediamo gli anziani anche oggi che hanno gli smartphone e cose, quindi è solo questione di tempo. Ci si adatta, piano piano ci si adatta a tutti, speed, cazzi vari, ci si adatta a tutti, quindi non abbiamo paura di questo. Cioè, loro sanno cosa fare, li fanno molto meglio di noi i calcoli. CBDC, perché cosa? Per un controllo serio della moneta. Perché dico seria? Perché fino a ieri, anzi fino a oggi, se io utilizzo le banconote, obiettivamente non hanno un controllo su quello. Se io vado, mi prendo il mio stipendio, sì, hanno un controllo indiretto sul mio stipendio. Loro vedono che col mio stipendio io sono andato a comprare, cioè ho ricevuto, che ne so, 1000 euro, ho preso 1000 euro, li ho prelevati, ma poi da quel punto in poi, nel momento in cui loro vedono che li prelevo, ecco lì non hanno più controllo. Ecco perché ti vanno a limitare i prelievi, tra l'altro. E anche perché la maggior parte di carta, di banconote che usiamo sono debito, sono reali, non ci sono. Quindi dobbiamo calcolare anche, dobbiamo tenere conto anche di questo, da un lato. Dall'altro, il problema qual è? Beh, il problema è che con una valuta di questo tipo digitale, loro possono andare sostanzialmente a controllarci in modo più capillare. Perché se io appunto uso le banconote, obiettivamente, a meno che non c'è la guardia di finanza attaccata qua che ti guarda, o comunque c'è qualche spia, qualcosa che ti sta a vedere, però non sanno se vado a fare la spesa alla Coop o da un'altra parte, no? In questo caso invece sanno esattamente dove vai, cosa consumi, in che modo usi i soldi, e attenzione, sono programmati per andare a punire nel momento in cui vengono usati male. Cioè, devi fare la spesa in questo posto, punto, ok, la fai da un'altra parte, perfetto, sequestrati, ti ritornano indietro i soldi, li possono riprelevare, perché è tutto su smart contract, su blockchain, eccetera. E questo parleremo poi in altri video, ne ho già parlati, sono migliaia di video, ragazzi, 2 anni che sono qui a fare il pirla, a dire quello che sta succedendo, pochi mi cagano, chi mi ha cagato oggi sa, si è già iniziato a preparare, si è già fatto i suoi acquisti in oro, e ti lascio qua sotto in descrizione il link se vuoi acquistare oro, Bitcoin, terreni, ha iniziato a già prepararsi. Non dico che sia tardi adesso, non è mai tardi, cioè sempre meglio tardi che mai, si dice. Bene, in questo caso, ragazzi, però bisogna anche iniziare ad aprire un pochino gli occhi su quello che succede, e non voglio fare il complottista, ripeto. Da un lato questo, dall'altro la proprietà privata. Abbiamo tutti delle proprietà private, magari c'è, vabbè, chi è in affitto, ora sono sempre più in affitto, molti hanno delle proprietà, beh, bisogna espropriarle. Quindi si stanno inventando, gli affitti sono troppo alti, quindi bisogna andare ad abbassarli, e bisogna andare a punire chi, facendo degli espropri sostanzialmente forzosi per pubblica utilità, per quelli che, cosa che difficilmente è stata applicata nel tempo, invece negli anni esiste già, ci sono già leggi, ci sono già cose che lo prevedono, però non in maniera così forte come sta avvenendo prima in Spagna, e adesso anche si sta parlando qua in Italia, un pochino, qualche voce di corridoio è arrivata. E quindi hai delle proprietà, va bene, te le esproprio se non riesci ad affittarle. Perché non riesci ad affittarle? Perché devi fare prezzi alti, ma la gente non ha soldi per affittartele, perché tanto si svalutano,
c'è stata la pande follia in mezzo, c'è stato un casino di roba. Ragazzi, bisogna anche andare lì a capire quella che è un pochino la dinamica. E poi, qual è il terzo aspetto? Beh, la sorveglianza. Sorveglianza, ti esproprio di quello che hai e tu sei, tra virgolette, nulla tenente e contento, cioè non possedere nulla e sarai felice. Forse qualcuno l'ha già sentito e non voglio fare speculazione sopra, però ragazzi, cioè, parliamo chiaro, quindi non possederai grosso modo un cazzo. Controllo della moneta, controllo capillare della moneta, poi magari non succede nulla, ragazzi, magari non, ma mi auguro di sbagliare. Ma anche 2 anni fa mi auguravo di sbagliare, poi invece le cose pian piano avvengono. Controllo capillare della moneta. Quindi come spendi, dove ti muovi, cosa fai a livello di denaro, no? A livello di spese economiche. E in più, prelievo forzoso nel caso in cui non fai quello che ti viene detto. Poi, controllo sulle proprietà che possiedi, quindi gestione sostanzialmente della ricchezza, mettere un tetto alla ricchezza di ognuno. In questo modo vanno a controllare anche i tuoi possedimenti. Sorveglianza su 2 fronti. Social, e già fanno sorveglianza social, ma magari alcuni di voi non lo sanno, io lo so perché lo sto vedendo sul canale, sto già iniziando a vederlo. Ci sarà un gruppo, diciamo, tutti i vari social saranno obbligati ad ottemperare, e parliamo dell'Europa, cioè top per privacy, siamo bravissimi, bellissimi, uscite dalla seconda guerra mondiale, vogliamo la libertà, bla 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 bla. Fatto sta che controllo capillare sui social, quindi quello che pubblichi deve essere vagliato, bisogna capire se è pro regime o contro regime, uso la parola regime non a caso, stiamo parlando di questo, e non è una puttanata, cerca su Google, informati e vedrai che sta arrivando, sanzioni molto grosse per i social che non si adeguano e che non applicano dei filtri, perché questo per le fake news, perché bisogna arginare le fake news. Sì ragazzi, come se ci fossero solo fake news su internet, perché i televisori non le raccontano, la BBC, la CBS, e in Italia tutte le rete 4, rete 7, cioè tutti i vari la 7, tutti i vari TG e cavolo, dimmi quanti di questi raccontano parziali verità, o tante volte hanno messo video di videogiochi facendo vedere attacco al Capitano Neil, facendo vedere video di videogiochi. E poi, ah no, scusate, ci siamo sbagliati, abbiamo messo il video di un videogioco. Quella non è una fake news. Ovviamente non vale per i mass media. Vale per quello che c'è su internet. Perché su internet un povero pirla come me può condividere informazioni e venire bloccato. E questo video, secondo me, sarà uno di quelli bloccati in futuro, se non prima. Loro invece possono. Perché? Perché di là c'è propaganda, di qua c'è libera informazione. Questo è il problema. Libera informazione, conoscenza significa potere, e potere non va bene per la gente comune. Dobbiamo riflettere su questi concetti. E l'altro capo è quello della sorveglianza individuale, e proprio su questo voglio andare a battere in questi ultimi 5 minuti. Quindi cancello tutto sto marasma di robe e voglio mostrarti una cosetta interessante che ho visto. Le autorità, qua siamo in Francia, le autorità possono attivare da remoto fotocamera e microfono sullo smartphone. Esistono già tool che permettono di farlo. Per farlo, quando si fanno intercettazioni, cose di questo tipo, si va a installare all'interno dei sospettati delle applicazioni che permettono, che loro ovviamente non se ne accorgono, ma permettono di andare a carpire da remoto fotocamera e suoni, posizione, tutta questa roba qui. Beh, pare che in Francia sia passato, comunque adesso è ancora al vaglio, però all'interno di un pacco giustizia di leggi che hanno portato chiaramente in approvazione, la maggior parte sono state approvate, c'è adesso questa qui in particolare, stanno più che altro non decidendo se approvarla o meno, ma il come e in che modo e sotto quale parte applicare, quale no, perché comunque presenta delle vulnerabilità non da poco. Sostanzialmente che cosa permette? Permette, uno, la geolocalizzazione degli utenti tramite posizionamento GPS, attivazione da remoto di telecamere e microfoni sugli smartphone, su questa roba qui, da parte di terzi, cioè da parte di chi? In questo caso del sistema, no? Loro ti possono
vedere, sentire, vedere dove vai, cosa fai in qualsiasi momento. Sostanzialmente uno, questa roba qui si trasforma in, nel tuo sorvegliato, nella, nel tuo aguzzino, nella tua guardia. Tu vai in giro e c'è la guardia qua dietro che ti segue e ti dice che cosa succede. Questo è quello che succede. Contrasto dei reati. Questo è il motivo per cui lo fanno. Quindi c'è sempre, quando applicano leggi, cose di questo tipo, ovviamente c'è il capro espiatorio, il motivo e poi l'inculata per tutti. Funziona così. Per le leggi più gravi, quindi quelle che prevedono dai 10 anni in su di colpa, questo non è per chi ha commesso il reato, ma per chi potenzialmente può commettere questo reato. E quindi il problema è che quando parliamo di qualcosa di fatto, un dato di fatto, si può chiudere un occhio, ma quando si parla di potenziale, ragazzi, potenzialmente tutti possiamo far tutto. Ora, questa parola potenzialmente io l'ho vista in qualche articolo, qualche piccolo estratto, sembrerebbe emersa all'interno di qualche dibattito, diciamo, di questi personaggini qua. Poi ovviamente lì bisogna capire se effettivamente c'è scritto meno così sul testo di legge, però pare che per reati potenzialmente gravi possa essere prevista questa cosa qua. Il fatto è che questa cosa qua come funzionerebbe, no? Funzionerebbe che ipotizziamo che Stefano può fare dai 10 anni in su perché potenzialmente sta condividendo informazioni utili per tutelarsi da tutta sta merda qui. Quindi potenzialmente Stefano può essere incarcerato per 10 anni perché sta portando a conoscenza la gente comune di quanto siamo dei cani e di quello che stiamo facendo. A questo punto possono, tramite l'installazione da remoto di app, andare a installarmi qua dentro questa backdoor che permetterà accesso alla mia fotocamera, quindi vedono dove sono, il mio microfono, sentono quello che dico e dove mi trovo, qui la geolocalizzazione, senza contare poi lo spio, messaggi, intercettazioni, tutto, ok? Tutta sta roba qua. Come si fa questo però? Ed è qui che dobbiamo ragionare. Bisogna farlo portando la persona a installare determinate applicazioni. Il problema qual è? È che se tu mi porti a installare determinate applicazioni, stai facendo un'ingegneria sociale, quindi tu mi vuoi spronare a fare una determinata azione, che però, ragazzi, se funziona con me, funziona con tutti. Due, qual è il modo migliore per portarmi a installare questa backdoor in modo praticamente certo? Tramite app? Cioè, non è che io vado a scaricarmi l'app di che cavolo ne so. Uno, o mi scarico la famosa app sul pass con tutte le varie carte d'identità e tutte le palle varie. Per esempio, il punto interrogativo ce lo mettiamo, no? Potrebbe essere una... giusto così, giusto per rimanere in tema complottista. Potrebbe essere? Ma. Due, magari lo piazzano su WhatsApp. Magari lo mettono sull'app di Instagram, di Facebook, sui grossi colossi. Cioè, app che tu compri il cazzo di telefono e ci sono già installate. Magari possono farlo anche in questo modo. Magari possono vendere dispositivi già con tutta sta roba installata. Però, ragazzi, cosa succede? Succede che se fanno una roba di questo tipo, loro stanno installando una backdoor su potenzialmente i dispositivi di qualsiasi persona, non solo di Stefano che va fermato perché parla della Matrix e dice quello che sta succedendo, ma anche di magari una signora che ha comprato il telefono per parlare con suo figlio in Uganda. O magari un bambino. Tutta questa roba qui, ragazzi. Ci stiamo aprendo a questa roba qui. E non va bene. Non va bene. Stiamo aprendo le porte a una sorveglianza di massa con attivazione remota, dispositivi di monitoraggio, software spyware, fotocamere, microfono, tutta sta roba qui. Captatori informatici, li vengono chiamati Trojan di Stato, che già esistono. Ma come, cosa succede per la sicurezza? Dove andiamo? Dove andiamo a finire in ottica sicurezza, privacy? È ovvio che non gliene frega niente la nostra privacy. Ragazzi, avrebbero fatto tutto quello che stanno facendo se fosse per la nostra privacy. Ci avrebbero fatto esporre i nostri dati sanitari col Green Pass e cose varie, se fossero interessati veramente alla nostra privacy. Non sono interessati a quello. È uno specchio per le allodole, loro sono interessati ad altro. E
sono sicuro che nei prossimi anni ne vedremo delle belle. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, mi raccomando, lascia like, iscriviti se vuoi seguire chiaramente sul canale, fai un pochino come vuoi tu, ma mi raccomando condividi, aiutami a condividere questo video con più persone possibili. Sono 20 minuti, lo so, è lungo, però sono 20 minuti densi che valgono la pena di essere guardati, perché veramente bisogna andare a capire quello che sta succedendo per poterci tutelare e difenderci. Ci vediamo nei prossimi video, ti ringrazio per essere stato qui con me e a presto.